Abbiamo il contratto in scadenza nel 2016 e va da tanto tempo che viviamo con la spada di Damocle sulla testa. Non si può vivere così, noi abbiamo delle famiglie, abbiamo dei mutui, abbiamo dei bambini da vivere. Il sindaco prende ancora tempo, ci aveva promesso. Su, una volta con il vecchio presidente si era presa a cuore questa cosa, con la presenza del direttore generale che ci davano il rinnovo dei contratti per 10 anni. Ci hanno fatto 3 rinvii, non è più possibile vivere così, noi non possiamo vivere così, così non vogliamo più vivere. Noi dobbiamo per forza fare qualcosa, non possiamo stare così ad aspettare, abbiamo subito troppi rinvii. Abbiamo momentaneamente un CDA provvisorio, non lo so perché, è stata riaperta per la terza volta il bando di concorso per il CDA. Abbiamo solo promesse verbali, ma di scritto non c'è niente. Aspettiamo risposte dal comune, altrimenti... La spesa non si può fare senza soldi? Assolutamente no, dobbiamo investire. Per investire ci vuole la sicurezza nel posto di lavoro, questo è tutto. Noi da diversi mesi abbiamo in piedi una discussione con l'amministrazione comunale che riguarda la proroga della convenzione in scadenza al 31 dicembre 2016 e l'ampliamento dei servizi oggetto di quella convenzione, perché riteniamo che la Bari Multiservizi debba avere la stabilità occupazionale necessaria e possa anche consentire all'amministrazione comunale di ottimizzare le sue risorse piuttosto che ricorrere ad affidamenti in appalto su singoli servizi. La società della Bari Multiservizi è sana, i bilanci sono assolutamente sani, non ci sono cattive gestioni o problemi che possano in qualche modo compromettere la funzionalità della società, e quindi è una questione che noi vogliamo definire in queste condizioni e non abbiamo intenzione di subire ulteriori dilazioni di tempi e rinvii che non hanno ragion d'essere. Dobbiamo definirla in questi tempi.